Oggi è il 10 aprile 2011 e sto intervistando David Habib per il progetto Banca della Memoria Ebraica del Centro di Cultura Ebraica. E buongiorno David, ti vuoi Buongiorno, presentare? io sono David Habib, sono nato a Tripoli il 15/9 del 37, che esattamente era un giorno di Kippur. Sei nato il giorno di Di Kippur. Kippur, quindi tua madre non ha digiunato quel No, non lo giorno. so. Senti, Dimmi. quanti eravate in famiglia? Quattro, due maschi e due femmine alternati, un maschio e una femmina, un maschio e una femmina. E tu sei Il nella terzo, scala, il terzo. Che lavoro, che attività aveva il tuo papà? mio padre lavorava alla Banca d'Italia di Tripoli, Ok, quindi era un impiegato, impiegato alla diciamo. Banca d'Italia, sì. Della Che ricordi hai della tua infanzia a Tripoli? mia infanzia ricordo il primo giorno che andai a scuola dopo la guerra, nel 43. Ricordo i bombardamenti, perché Tripoli ha subito bombardamenti. Mi ricordo che dopo i bombardamenti della sera si andava la mattina sulla terrazza a raccogliere le schegge delle bombe. Poi la scuola, ho frequentato la scuola che si chiamava Scuola Roma. Che era una scuola ebraica. Scuola ebraica, e lì ho frequentato la scuola e poi si faceva anche un po' di ebraico, le basi elementari, quella del Modè della mattina. A scuola si faceva anche lo Shema la mattina? Facevate No, il anche. Modè facevamo. E Il modè che sarebbe per chi Modéani non. lefanecha, melech hai vekayam, Ok. la prima preghiera del mattino. Iniziavate così le lezioni, Sì. diciamo. E che ricordi hai della tua infanzia, nel senso che è stata un'infanzia Sì, spensierata, abbastanza spensi. tranquilla, vissuta di giochi, studio? Giochi, studio, amici, c'era un gruppo di amici, dei paraggi di casa dove ci si incontravano, si giocava a calcio o si giocava a rincorrerci, i soliti giochi dei bambini. Che lingua parlavate a casa? L'italiano, L'italiano. però c'era mia nonna, con mia nonna si parlava in arabo. Tua nonna non parlava No, l'italiano. Invece a scuola studiavate in italiano, era scuola ebraica, ma in era in italiano, italiano, avevate le ore di le lingua ore di e lingua cultura ebraica, ebraica. sì. E poi oltre a questo frequentavi anche dei corsi tipo Talmud Torah, corsi. Sì, d'estate mio padre mi accompagnava a Talmud Torah e poi c'erano i vari lezioni di ebraico che avvenivano al Ben Yehuda, perché il Talmud Torah Che cos'è il avvenivano Ben al Yehuda? Tempio, Il Talmud Torah era dentro la sinagoga. dentro la sinagoga. Invece i corsi di ebraico erano o al Maccabi o al Ben Yehuda. Ma erano di preparazione per il tuo bar mitzvah? No, per il mio bar mitzvah io ho avuto un maestro privato a casa per 2 anni. Per 2 anni Per due addirittura, per anni. Per prepararti al bar bar mitzvah. mitzvah, E sì. in cosa consisteva il bar mitzvah? Nella lettura anche di un brano Non della solo Torah? nella lettura della Torah, ma anche nella lettura di tutte le festività, del Sidurim, di tutte le festività. Per cui c'era. Cioè, Ah, imparavi anche a c'era leggere tutte le tefillot di tutte le le festività, festività certamente. ebraiche. Sì. Però la cerimonia era che mettevi Mettevo il tefillim e. tefillin, da noi si usava andare il sabato a fare, cioè là lì alla Torah, e la domenica mattina si metteva il tefillin. Ah, ecco. E io Quindi, tante, non il giovedì come si usa come si usa qui, qui, la noi la domenica? domenica mattina si andava al tempio e si metteva il tefillin. E sì, ho avuto per 2 anni maestro privato a casa. E ho fatto, però, da noi il bar mitzvah non erano così sontuosi come qui, erano molto più,
diciamo, familiari, erano uh-huh. veramente familiari. Me lo Senti. Ricordo perché mi ricordo il mio, era un bar mitzvah strettamente familiare, con gli amici intimi. La stretta cerimonia religiosa, diciamo, e il rinfresco a casa. Okay. E il rinfresco a casa. E le ragazze facevano il bat mitzvah a Tripoli? No. Neanche a Shavuot? No, non c'era. È una usanza prettamente italiana quella del bat mitzvah. Non c'è allora il bat mitzvah. Senti, in che zona della città viveva la tua famiglia? Noi all'inizio, come ti ho detto, abitavamo in Corso Sicilia, vicino, di fronte al Palazzo del Governo, vicino al mare quasi. Poi di lì ci siamo trasferiti e siamo andati in Corso Vittorio, alla fine del corso vicino alla cattedrale. Ma c'erano a Tripoli delle zone prettamente abitate da ebrei? Cioè c'erano delle zone ebraiche? Sì, c'erano delle isole, diciamo, ebraiche, sì. Quali erano le zone, diciamo, più abitate dagli ebrei? A parte c'era un quartiere ebraico? Sì, la Hara. Era che il quartiere era grande, ebraico? Perché c'era la Hara grande, poi quella di mezzo e poi quella piccola, perché erano formate in tre. Tant'è vero, si chiamavano Hara Zghera, Hara Al-Kbira e Hara Al-Wastia, quella che stava di mezzo. E lì ci stavano un sacco di tempi. Più quelli che stavano di sinagoghe. Ma diciamo in questa zona, in quello che era il quartiere ebraico, viveva quali ebrei vivevano? Gli ebrei più poveri o c'erano ebrei, diciamo, discretamente benestanti. C'erano maggiormente i poveri. I ricchi abitavano tutti al di fuori in zone particolari, erano più o meno, diciamo, in tutta la zone città. Che variavano, abbastanza centrali. Eravamo un po' sparpagliati. E c'erano molti ebrei poveri a Tripoli? Sì. E come vivevano? Vivevano, molti vivevano con gli aiuti della comunità. C'era solidarietà all'interno della comunità ebraica, quindi c'era moltissima solidarietà. E la comunità ebraica di cosa viveva? Viveva di contributi volontari. Volontari. Non c'erano tasse. No, non c'erano tasse, erano contributi volontari. Chi aveva donato, si faceva il giro. Quando servivano una cosa, si faceva il giro dai maggiori contribuenti e ognuno donava senza discutere. E tu nella tua famiglia hai avuto delle persone che, diciamo, erano impegnate in attività comunitarie? Sì, il fratello di mia madre, Beniamino Haddad. Che cosa faceva? Lui era uno dei consiglieri, uno che si dava per dava da fare per raccogliere fondi. Per esempio, quando c'era un matrimonio di una ragazza povera, la si aiutava, lì si comprava il corredo. Lì si faceva cosa, per cui c'era questo aiuto qui. Senti, nel 1934 in Italia c'è l'avvento del fascismo. A Tripoli che cosa succede? Si sente in qualche modo? Io nel 1934 non c'ero ancora. Ah, giusto. Però ti posso dire che, diciamo, che il fascismo a Tripoli ha avuto due facce. La prima è stata, diciamo, di un'accettazione, si pensava che si potesse stare bene. Poi, perché poi bisogna dire che con Balbo non si è stati male, almeno ha detto di tanti. Si è cominciato a stare male dopo le leggi razziali, nel 1938. Cosa succede nel 1938, per sentito dire, perché tu ecco, non c'eri? Io nel 1938 c'avevo un anno. Per esempio mio padre, come ti ho detto, è stato licenziato dall'oggi al domani. E poi c'era... Quindi sono state applicate le leggi razziali, venite espulsi dalla scuola e dagli impieghi pubblici. Esatto, con l'obbligatorietà agli ebrei di aprire di sabato, con chi non apriva veniva fustigato in pieno centro. Ti ricordi? No, io no, però gente che ha subito che... Nella tua famiglia è stato deportato qualcuno? No.
Senti, e poi nel 45 c'è il primo pogrom a Esatto. Tripoli. Ti ricordi, l'hai vissuto? L'ho La tua famiglia è vissuto, stata coinvolta? sì, l'ho vissuto personalmente. Io, mia madre e mia sorella ci siamo trovati proprio in mezzo. Cioè? Cioè, eravamo usciti da casa di mia zia, che abitava un po' decentrata. Le strade erano completamente buie perché era sera e le strade erano completamente buie, tant'è vero ci siamo meravigliati. A un certo punto veniamo affrontati da un gruppo di arabi, muniti tutti di bastoni, e veniamo fermati e cominciano a chiedere: voi ebrei o italiani? Ebrei o italiani? Mia madre continuava a ripetere: perché? Poi alla fine mia sorella, che c'era con me, mia sorella più piccola, che ci avrà avuto nei 45, 3 anni, ha cominciato a piangere e dire: mamma, voglio andare a casa. Allora, da quella parola lì, uno dei capi degli arabi gli ha detto: senti, questi sono italiani, lasciamoli andare. Da quella, siccome noi sappiamo l'arabo, perché parlavo in arabo, allora hanno detto: questi sono italiani. Allora lui ha chiesto un'altra volta: ebrei o italiani? Mia madre gli ha detto: italiani. Allora da quel fatto lì siamo andati via. Siamo andati di corsa a casa, tant'è vero, perché abitavamo nel palazzo dove abitavamo noi, c'erano due miei zii che abitavano con noi, a parte anche gli altri italiani, tant'è vero ci davano per dispersi, Perché eravate rientrati tardi? tardissimo, perché abbiamo perso un sacco di tempo perché ci avevano bloccati. E poi cosa succede? Arrivate a casa Erano e... tutti, tirano un sospiro di sollievo e poi rimaniamo reclusi per 3 giorni. E che cosa succede nella città? Succede quello che è successo: massacri, incendi, furti, devastazioni. E gli inglesi intervengono in tutto ciò? No. Lasciano fare? Sì, tant'è vero, per giorni non si è visto un poliziotto per la strada. E poi dopo 3 giorni. La cosa si viene smessa, viene sistemata e per cui diciamo che si torna alla quasi normalità, però non c'è più quella fiducia con l'arabo, non c'è mai stata granché, però fino a un certo punto c'è stata perché ci si lavorava insieme e spesso ebrei e arabi hanno vissuto porta a porta. Certo, ma spesso si parla anche diciamo, dei rapporti di amicizia e di lavoro che esistevano tra ebrei e arabi. In questo frangente c'è stato qualche arabo che ha aiutato gli amici ebrei in questi giorni di reclusione? Che io mi ricordo, no, noi gli aiuti che l'abbiamo avuti da cattolici che abitavano con noi nel palazzo. Quindi da italiani Da italiani, probabilmente, sì. non da arabi. E No, non da arabi. poi nel 48, con la dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele, si ripete Si ripete, nuovamente. in quell'occasione gli ebrei si sono fatti trovare pronti. Cioè, cosa succede nel 48? Beh, tant'è vero, il 48 è durata un giorno e mezzo, 2 giorni al massimo. E gli ebrei, loro ci hanno riprovato, sono entrati nel ghetto e gli ebrei sono usciti fuori, gli ebrei tripolini, armati di bastoni, di coltelli, di tutto quello, e l'hanno affrontati. Ma voi, diciamo, non avete avuto sentore dei disordini prima, cioè No! sono scoppiati all'improvviso, si Quello del sentiva 45, l'atmosfera. a quanto mi... quello del 45 è successo proprio all'improvviso, così. Tant'è vero, è successo di pomeriggio, la sera, tant'è vero, vedi, era una cosa che non si aspettava nessuno.